Un bel regalo di Natale quest'anno per tutti gli appassionati di corse e soprattutto di gare in salita, dopo l'annuncio da parte del presidente dell'Automobile Club di Macerata, Enrico Ruffini, che il trofeo Lodovico Scarfiotti torna a titolarsi per il campionato italiano della montagna. Presidente dell'ACI, Enrico Ruffini, dal 2011 presidente dell'Automobile Club, e non solo prosecutore del lavoro di Giovanni Battistelli nella rincorsa al campionato italiano. Sì, sono arrivato a fine aprile 2011, sembra tantissimo, ma è appena un anno e mezzo. Il mio obiettivo era proprio quello di coronare il sogno del mio predecessore Battistelli, che voleva riportare questa gara da un nome, come dire, importante come quello di Lodovico Scarfiotti, a riportarla al massimo livello, cioè di campionato italiano. Sono particolarmente felice di esserci riuscito, per cui per il 2013 avremo la titolazione, ma non solo, perché avremo anche la gara titolata per le storiche, sia campionato italiano, sia trofeo che Coppa Montagna per le autostoriche. E questo, come dire, per la mia passione e proprio anche per ricordare la figura così importante, lo dico Scarfiotti, ci tenevo in modo particolare perché significa rituffarci nel mondo che ha vissuto lui proprio in prima persona. L'annuncio, dato in conferenza stampa per la presentazione della 23ª edizione della Sarnano Sassotetto, a cui sono intervenuti anche l'assessore provinciale allo sport Giovanni Torresi e il sindaco di Sarnano Franco Ceregioli. Ripreso nel 2008 dopo una lunga sosta, il trofeo Lodovico Scarfiotti ha visto nel 2010 il traguardo della validità per il trofeo italiano nella montagna e dopo incalcolabili sforzi, la Sarnano Sassotetto, che si terrà il 13 e il 14 luglio, è tornata a titolarsi per il campionato italiano nella montagna. Come ha tenuto a precisare il pilota Fabrizio Peroni, intervenuto a fine conferenza, il percorso immerso nello spettacolare paesaggio dei Sibillini è uno dei più affascinanti di tutta la stagione. E sono contento che a distanza di 4 anni di questa rinascita, di questa gara abbia ottenuto attualmente la massima titolazione che si può ottenere a livello nazionale, cioè quella di campionato italiano. E io credo che come percorso è uno dei più belli veramente d'Italia. Io ho avuto questa soddisfazione di poterci trionfare nel 2008, nella prima riedizione, dopo 20 anni di stop. Venivo a Sarnano a vedere la gara da ragazzo e mi sono ritrovato vincitore in questa prima riedizione. Per me è stata un'emozione unica e devo dire che Sarnano per me è la mia seconda casa dal punto di vista sportivo, perché io sono di Ascoli, però ammiro il vostro gruppo, ammiro tutti quelli che hanno lavorato per la rinascita di questa gara e spero di farmi sempre partecipe di questa organizzazione per quelli che possono essere i miei limiti, insomma. Sicuramente finché avrò la licenza verrò a correre a Sarnano perché è una gara stupenda. Cos'altro dire? Sicuramente con questa titolazione credo che Sarnano non abbia raggiunto ancora il massimo. Si parlava prima a livello europeo, io credo che Sarnano è stata anche una gara di campionato europeo. Per quanto possa oggi valere queste titolazioni anche estere, gli auguro sinceramente di poter prima o poi riassaporare anche questo traguardo. Devo fare i meriti a tante persone, a Gianni Battistelli in primis, insieme a Federico Marconi, ex sindaco di Sarnano, a Paolo Nardi che nel 2008 era delegato provinciale di Macerata. Credo che la volontà di tutte queste persone abbia fatto sì che questa gara sia rinata. Oggi la volontà determinante del nuovo sindaco di Sarnano Ceregioli, del presidente dell'ACI Enrico Ruffini, la loro volontà ha portato a questa bella titolazione e credo che c'è da godersi questa titolazione sperando che il 2013, malgrado la crisi che tutti stiamo vivendo, sia a livello di organizzazione che a livello di piloti, possa dare una svolta positiva ulteriore a questa manifestazione. Fabrizio Vernetti, direttore di gara della Sarnano Sassotetto dal 2008 in poi, ci racconta le sue impressioni sulla manifestazione che ha visto nascere sin dal 2008 con i voti. Sì,
Diciamo che è una rinascita, dalla rinascita ad oggi, sono 5 edizioni già passate, siamo ripartiti un po' in sordina, ci davano un po' tutti per perdenti, ma diciamo che nel corso degli anni abbiamo ottenuto dei grandi risultati, abbiamo portato a casa davvero delle belle soddisfazioni, tanto che dal prossimo anno saremo gare di campionato, non una ma due, una per le moderne e una per le storiche, che disputeremo a distanza di 15 giorni. Quali responsabilità ha il direttore di gara? Responsabilità del direttore di gara è notevole, perché diciamo che intorno alla figura del direttore di gara girano tantissime persone, oltre alla responsabilità dei piloti, tutti i piloti, di tutti i commissari di percorso che sono dislocati sul percorso, appunto sul percorso di gara, che noi facendo riferimento alla nostra manifestazione abbiamo circa 130-150 persone, a tutti i mezzi di servizio, quali ambulanze, quali carri attrezzi e quant'altro. Quindi diciamo che è responsabile della parte organizzativa di 250-300 persone che girano intorno alla manifestazione. Giovanna Liberato, direttrice dell'ACI da oltre 2 anni, ci fa un resoconto della Sanremo Sassotetto per queste ultime vicende della titolazione di campionato italiano. Sì, allora, io sono arrivata alla città nel 2010, quindi sono circa 2 anni e mezzo che sono a club. Quando sono arrivata la gara era titolata per il trofeo italiano per la città di montagna, gara che è stata, diciamo così, riavviata dopo lunghi anni di assenza grazie all'impegno del sindaco Marco Sannano e dell'ex presidente Gianni Battistelli. Quest'anno, dopo lunghi impegni, siamo tornati a di avere quello che era il titolo di una volta, quindi il campionato italiano. La gara ci sarà il 14 luglio e altra grande soddisfazione che 15 giorni dopo abbiamo anche il campionato italiano delle storiche. Oltre alla consueta gara, il tracciato vedrà il 27 e il 28 luglio le auto storiche esibirsi per il campionato italiano della specialità.